prossima occasione. Intanto Grazie a voi. saluto il professor Giuseppe Di Taranto, economista, docente di storia dell'economia e delle imprese all'Università Luis Guido Carli di Roma. Professore Di Taranto, grazie per essere con noi e io parto subito Grazie a lei. dalle incertezze sugli stati generali, perché al momento abbiamo sentito alcuni contributi, non si sa quando cominceranno, chi parteciperà, quale sarà la base di partenza, un appuntamento molto importante per la politica italiana, decidere davvero come utilizzare i fondi del Recovery Fund senza alcuni paletti, quantomeno senza alcune certezze. Le chiedo qual è la valenza degli stati generali. Ma può essere una valenza certamente importante, anche perché bisogna prendere decisioni scomode in questo periodo, ma sicuramente decisioni che condizioneranno il nostro futuro. Noi non dobbiamo dimenticare che questi famosi circa 180 miliardi e così via, la metà sostanzialmente sono a debito, 90 miliardi sono a debito e 80 e qualcosa invece sono a fondo perduto. Devo anche aggiungere che, per carità, è un fatto enormemente positivo il Recovery Fund, questo desidero chiarirlo in modo molto deciso, però ci sono delle condizionalità, cioè non dimentichiamo che noi dovremo fare delle riforme, non sappiamo ancora che riforme ci chiederanno. Per fortuna avremo tempi di recupero molto lunghi perché dovremo restituire la somma in circa 30 anni. Si tratterà di titoli, tra l'altro, emessi dalla Commissione europea. Questo è stato un altro enorme passo avanti, soprattutto rispetto alla Germania che si era sempre, da sempre, rifiutata di emettere Eurobond. Però ci chiedono anche di, un fatto positivo per carità, digitalizzare meglio e di più il nostro paese. Noi siamo agli ultimi posti. Quindi bisogna essere molto prudenti e prendere delle decisioni quanto più possibili condivise. Staremo a vedere, ma intanto Di Taranto approfitto della sua presenza per chiederle anche in merito a ex Ilva e dossier più caldi in questo momento sul tavolo, perché ArcelorMittal alla fine ha presentato il suo piano, deludendo un po' tutti in termini di produzione, in termini di cassa integrazione aumentata, in termini di esuberi, tanto che si procederà con uno sciopero, con un nuovo tavolo, con il ministro Patuanelli. In che direzione si va secondo lei? Si parla nuovamente di uno Stato imprenditore in situazioni di emergenza così come questa. Non ci sono altre alternative? Io non sono per lo Stato imprenditore, però devo dirle che in questo caso forse potrebbe essere la soluzione. Perché? Io credo che noi non dovremmo discutere adesso tanto, avremmo dovuto discutere adesso, anzi non adesso, di più, quando purtroppo abbiamo venduto l'Ilva, perché noi sapevamo che l'Ilva era un settore strategico, quello dell'acciaio, per l'economia italiana e dobbiamo anche capire perché vengono acquisite queste imprese da imprese straniere. In realtà i motivi sono due: o acquisire tutto il know-how, cioè tutto ciò che di più moderno c'è nei processi produttivi, e poi semmai chiudere le imprese, o eliminare un concorrente importante dal mercato. Devo però dire, guardi, per obiettività, anche come dire, a favore di ArcelorMittal, che è vero, c'è una grossa crisi dell'acciaio. Non dimentichiamo che noi stiamo subendo, e non soltanto in Italia, ma in tutta Europa, la concorrenza molto sleale della produzione cinese e di quella turca, e che effettivamente la domanda d'acciaio è diminuita. Questo certamente non giustifica il comportamento di ArcelorMittal, però bisogna comprendere che questa è un'impresa privata, è un'industria. Sostanzialmente il loro scopo è il profitto, non l'assistenzialismo. Ecco perché dico, forse avremmo dovuto accorgerci prima di questi problemi e non arrivare a questo punto, perché oggi noi ci troveremo probabilmente con 3.200 esuberi, che sono tanti, e ci troveremo poi con tanti altri problemi dovuti al coronavirus. Vorrei soltanto ricordare un dato e finisco.
Noi nella crisi del 2007, settembre 2007-2013, abbiamo perso, se vuole dico vendute o svendute all'estero, ben 420 imprese italiane. Non vorrei che dopo il coronavirus questa cifra si ripetesse o addirittura aumentasse. Le chiedo davvero in pochi secondi la sua analisi su Borsa italiana. Tra il 22 e il 26 giugno Bruxelles dovrà pronunciarsi. London Stock Exchange ha chiuso l'accordo con Refinitiv e diciamo, il regolatore comunitario potrebbe chiedere di cedere un asset importante come Borsa Italiana. Si parla di una cordata italo-francese che avrebbe fatto innervosire al momento la Germania. Le chiedo, ma che rilevanza ha che alla fine il Borsa Italiana passi sotto il controllo italiano, sotto una cordata appunto italo-francese? Ma io spero che non avvenga, perché credo che certe istituzioni debbano restare in mano alle proprie nazioni, e quindi questo vale per l'Italia, ma anche per le altre, specie certe istituzioni che sono, come dire, molto suscettibili a livello economico come la borsa. Anche perché, sa, si comincia così, poi non si sa col tempo dove si va a finire, specie in periodo di coronavirus. Mi ha chiesto brevità, spero di essere stato breve. Grazie, grazie professor di Taranto, Grazie economista docente all'Università Luisa Guido Carli di Roma. Piccolissima pausa pubblicitaria e noi dopo andremo a Wall Street.